Bella ragazzi, bentornati su Fit, qua come sempre Tiz. Andiamo avanti con la nostra carriera allenatore, però prima volevo parlarvi un secondo di una cosa. Questo episodio doveva in teoria uscire ieri ed è uscito oggi perché comunque in questi giorni sono pochissimo a casa e sto girando un po', sto facendo un po' di cose, mi sto anche rilassando dopo aver passato un esame all'università. E no, soprattutto volevo parlarvi del fatto che avevate visto su Facebook una foto che avevo messo della casa dove è andato a vivere Zumpa, perché praticamente Zumpa adesso è venuto a vivere a Milano e sarà coinquilino di Omiator, che magari non tutti conoscono, però è uno youtuber e in generale una figura, un personaggio abbastanza noto, diciamo sia su YouTube che su Facebook, e vanno a vivere assieme. Zumpa lo aiuterà molto a montare i video, lo aiuterà magari, non so, a trovare varie cose da fare per aumentare il loro spettro di video e di intrattenimento. E io invece vivo per conto mio, però comunque sarò spesso assieme a loro, sarò spesso a casa loro per aiutarli anche con la casa. E grazie al fatto che è arrivato Ometola a Milano ho conosciuto un sacco di persone abbastanza conosciute che lavorano su YouTube. Io di solito ero stato abbastanza scettico nell'entrare in quel mondo perché normalmente preferisco fare la mia vita tranquilla come un ragazzo comune senza cavalcare l'onda del successo di YouTube per farne un lavoro o comunque la fonte primaria del proprio tempo. E però comunque mi ha fatto molto piacere scoprire che anche grandi YouTuber che hanno tantissimi fan, quando gli dicevo il mio nome non si ricordavano niente, poi invece quando sentivano FIFA Hit dicevano: "Ah, me l'hanno già consigliato come canale da guardare per i video di FIFA". E quindi questo mi ha dato una scarica di adrenalina di autostima pazzesco, tanto che sono tornato a casa e ho detto subito: "Faccio il video". Poi erano le 4 di notte, ho detto: "Forse è meglio se dormo, lo faccio il giorno dopo". Quindi ci troviamo qua oggi, per dirvi che comunque grazie anche soprattutto al vostro sostegno sono riuscito perlomeno entrare, anche se per poco o comunque per un periodo così transitorio, in un mondo in cui comunque ci sono tante persone che fanno video simili a me, con ovviamente un gruppo di fan maggiore, perché io faccio solo video di carriera di FIFA, sono molto specifico, quindi o piace o non piace, però io non scambierei mai i miei 43.000 iscritti con i 300.000 di altri canali, perché questi qua sono arrivati veramente solo con i miei video e con le mie idee. Adesso, per non perdere troppo tempo, andiamo avanti perché siamo a fine gennaio, c'è il mercato ancora da fare. Avevo chiesto informazioni all'Inter per Bonazzoli, che molti dei miei amici mi hanno premuto molto per andare a guardare questo giocatore, perché comunque è 17 anni della primavera dell'Inter e ha indubbiamente delle grandissime prospettive di crescita. Quindi devo un po' capire come riuscire a prenderlo, perché ovviamente stiamo parlando di un giocatore che costa già 1.100.000 e se non sbaglio è attorno al 60 di valutazione, quindi al momento non ho i soldi per lui. Avevo chiesto informazioni anche per Francisco Rodriguez dello Zurigo, grande esterno destro, per chi avesse una squadra con più budget vi consiglio di prenderlo. Io però ho solo mezzo milione e non posso finire tutto perché il grande mercato si farà ovviamente a giugno, quando spero si andrà in Serie A. Qua arrivano altre mail, però prima dell'ultimo giorno di mercato c'è una partita col Varese, vado a fare la formazione e poi dopo ci tuffiamo all'interno della partita. Cioè, così devo tenermelo. Occhio, palla in mezzo, Bernardeschi, gol! Gol di testa di Bernardeschi, incredibile perché non è proprio la sua specialità, però era piazzato bene, marcato male, il portiere non è stato molto bravo con i riflessi, rivediamo. Questo gol, cross in mezzo, ed era molto libero, il portiere cerca di tuffarsi, ma niente. 1-0 Bologna al 15°, torniamo al gol con Bernardeschi. Baluli, palla su, Bernardeschi, deve ridare a Baluli, Baluli la dà a Cataldi, bellissima azione, Cataldi, il tiro, rete! E siamo già al raddoppio al 19°, ma che azione spettacolare qua del Bologna. Con Baluli, Bernardeschi e Cataldi, tutto generato tra l'altro da un passaggio di Poulsen che si trovava addirittura in difesa, perché come vi ho detto la volta scorsa, Poulsen ha attacco alto, difesa alta, cioè nel senso
apporto offensivo alto, difensivo alto, quindi sale molto ma scende anche molto. E ha rubato un pallone, l'ha dato a Baluli. Baluli poi a Bernardeschi. Qua il portiere si è tuffato male perché il tiro non era molto angolato. Ma gran gol di Cataldi che si rivela sempre di più il mediano perfetto per il nostro Bologna. 2-0. Che reazione dopo lo scorso episodio in cui i gol sembravano difficili da arrivare. Baluli va via col suo enorme dribbling. Occhio che c'è Poulsen in mezzo. Cross bellissimo, Poulsen! Parata! Parata. Occhio, occhio, occhio. No, no! Rete. Arriva il gol de Varese. Sì, è gol. Boh, da come esultavano sembrava quasi fuorigioco. No, invece è gol. 2-1. Gol di Lupoli. Qua la difesa ha sbagliato. Ha sbagliato, è arrivato il cross in mezzo, il portiere non poteva fare niente perché cioè, il giocatore che ha tirato di testa era vicinissimo alla porta. Adesso rivediamo. Vediamo. No, questa era proprio imparabile. 2-1, attenzione perché Varese accorcia le distanze dopo un primo tempo che sembrava perfetto da parte nostra. Peccato aver subito gol sul primo loro tiro. Cataldi, cross dentro. Dai! Mamma mia! Sulla linea salva il difensore, ottimo colpo di testa di Oikonomu, che è il nostro difensore, sicuramente quello che stacca meglio di testa sui calci d'angolo. Attenzione, ancora palla nostra. Poulsen cerca di lanciare Baluli, era buona la palla, leggermente lunga. Ripartiamo col rinvio del portiere. Duncan, fallo! Fallo, fallo, fallo. Ed è un rosso. Rosso, aveva fatto un fallaccio. Bernardeschi, Bernardeschi, mamma mia, che accelerazione, il tiro! Mamma mia, poco cinici, ma entrambi gli attaccanti sono molto atletici, generosi, bravi. Entra Reed, ragazzi, vi devo troppo far vedere i suoi capelli, guardatelo. È quello che viene chiamato il ginger hair, cioè quello con i capelli color ginger, arancioni. Ma questi sono arancioni proprio accesi, cioè non ho mai visto un giocatore con i capelli così carota. Però mi sta già simpatico così come personaggio. Vedete qua Reed, anche piccolino. Nuovo acquisto nostro, vediamo se riesce a crossare bene. Mamma mia, che bel cross! Palla alta, hai capito Reed? Piccoletto, capelli arancioni, però così si è allargato, cross in mezzo, niente male. Dai, manca un minuto. Avanza il tiro! Parata, mamma mia! Qua Bernardeschi molto bravo. Vediamo, dobbiamo arrivarci noi con la testa, no? Ci arrivano loro. Arriva la fischio finale. Vinciamo 2-1, bellissima vittoria. Peccato per quel gol subito, ma è stato praticamente l'unico tiro degli avversari. Infatti è così, l'unico tiro in porta. Noi 10 addirittura ai tiri con 7 tiri in porta. Migliore in campo Fares Baluli che ha gestito veramente alla grande tutte le fasi. Adesso avanziamo, siamo all'ultimo giorno di mercato. Allora, offerta per il trasferimento di Maietta. Qua arriva un'offerta del Palermo. Io accetto, ma come accetterò dovrò ovviamente. Aspetta, io gli chiedo 1 milione. Almeno 1 milione tondo lo voglio. Però come accetterò questa offerta dovrò subito andare a cercare un difensore sostituto. E quindi mi tuffo sul mercato. Stiamo cercando un po' di difensori. Questo qua sembra interessante, però del Borussia Dortmund. Quindi sicuramente non andrà via per una cifra molto bassa. Ah, Jedvay adesso è terzino destro. Ah, qua ho sbagliato, scusate. Stavo pensando. Terzino destro. Sì, ma tra l'altro è anche in prestito. Quindi niente. Andiamo avanti. C'è Vergara che sembra essere interessante, però è del Milan in prestito ad Avellino. Vabbè, un po' di difensori ce l'avevo già nella lista preferiti, quindi guarderò anche da lì. Qua però non mi sembra che i miei osservatori abbiano trovato niente di straordinario. Andiamo avanti, vediamo se riusciremo davvero a vendere Maietta al Palermo. Addirittura 6 mail in arrivo, saranno tutti i giocatori che ho guardato, sì, è così. Però sono tutti abbastanza costosi, forse questo qua, Lucas Hernandez dell'Atletico Madrid mi sembra essere niente male. Gli proveremo a offrire circa 1 milione, però adesso è presto.
Allora, qua hanno accettato, come immaginavo, per 1 milione. Andiamo avanti, vediamo quando arriveranno questi soldi. Sì, è arrivata l'email, giocatore venduto, quindi è stato venduto Maietta, che aveva comunque 32 anni, quindi sono sicuramente contento di averlo venduto. Ora c'è questo Lucas Hernandez, che è dell'Atletico Madrid, che ho visto essere abbastanza forte. Proviamo a offrirgli all'inizio 1 milione, così recupereremo praticamente i soldi di Maietta. Poi Maietta aveva anche un ingaggio molto molto pesante, se non sbaglio 20.000 a settimana, mentre invece Hernandez solo 4.000. Questo è il vantaggio anche di comprare i giovani. Offerta troppo bassa, chiedono 1.200.000, gli offro 1.200.000, tanto poi sistemando l'asticella del budget trasferimenti, sicuramente con quello stipendio che si è elevato Maietta, riusciremo sicuramente a conquistare un bel po' di soldi. Infatti guardate qua, metto l'asticella più o meno sul 70-30, di solito faccio così e esco fuori addirittura 2 milioni, quindi avremo anche la possibilità di acquistare altra gente. Allora intanto qua accetta Atletico Madrid, gli offro 5.000, 4 anni come giocatore importante, non chiave, perché si è visto l'errore che abbiamo fatto con Somma, che dando di giocatore chiave e poi non facendolo giocare è sempre abbastanza triste. Andiamo avanti. Allora, oh, qua intanto ci portiamo a casa Lucas Hernandez, quindi va via Maietta, ma arriva un altro difensore di grandissime prospettive e poi arriva un'offerta. No, vabbè, iniziamo a vedere. Qua vedete, hanno messo Radakovic per chiudere il buco, però è arrivato Hernandez che è appena un 63, però dalle statistiche mi sembrava essere molto interessante, francese. Ha già le caratteristiche forti di testa, passaggi lunghi. Vi ricordate cosa avevo detto l'anno scorso con Cher, che aveva caratteristiche forti di testa e poi si è rivelato essere molto forte. È un giocatore che dalle statistiche sembra quasi un centrocampista, forse quasi più un terzino, perché la velocità è molto elevata e ha anche lanci lunghi, passaggi, potenza tiro e scivolata e contrasto, che dovrebbero essere i ruoli più importanti. In questo momento sono un pochino più bassi, lo danno anche come possibile terzino, quindi boh, può essere un giocatore che possiamo usare in vari modi. Io direi che al momento il titolare è Radakovic, poi mettiamo Hernandez in panchina. Sicuramente Maietta era più del tutto e subito, perché con Maietta avevamo già un giocatore di esperienza, un 70, e invece con Hernandez dobbiamo farlo crescere pian pianino. Vedete che comunque come statistiche è sicuramente più equilibrato, sembra, vedete, quasi più un centrocampista in alcuni casi, o un terzino, vedete, sì, è proprio alle statistiche più o meno di un terzino, anche se comunque ci sono dei buonissimi terzini che giocano centrali, quindi magari lui potrebbe essere uno di questi. Comunque andiamo a vedere intanto l'offerta per Cacia. No, è troppo bassa, ragazzi. 1.500.000, ma no, 1.600.000, scusami, è il capocannoniere della Serie B quasi. Tra l'altro avremo solo 4 ore poi, quindi non so se ho fatto molto bene a venderlo. Ok, dicono che è troppo alta, meno male, perché stavo per dar via Cacia senza tempo di comprarne altri. Probabilmente così finirà il nostro mercato, non proprio entusiasmante, però perlomeno siamo riusciti ad aggiustare qualcosina e a vendere un vecchietto come Maietta, che sicuramente rubava un bel po' di ingaggio ad altri giocatori. Adesso salvo e andiamo avanti, tanto il grande mercato lo si sapeva già dall'inizio, sarebbe arrivato a fine stagione, tanto siamo a più 5 dal Livorno, a più 10 dal Carpi, quindi siamo stabilmente avanti. Qua arriva un'offerta per la Danimarca, non mi interessa, adesso voglio solo andare un pochino avanti, perché abbiamo tra l'altro anche una settimana di riposo. E poi avremo una partita con il Lanciano, se non sbaglio. Ecco, è così. Vado un secondo di nuovo su Ufficio. Ok, niente di che. Radakovic chiede di giocare al posto di Maietta e ha in un certo senso indovinato. È salito Poulsen! Finalmente è diventato un 70. E guardate come sono esplose le statistiche. Mamma mia. Mi fa molto piacere che sia salito, voglio vedere se è salito qualcun altro. Spesso occhio non riesco a vedere se sono saliti. So che Cacci era un 71, quindi è sceso, però è salito Poulsen, è salito Bess, è salito Meret, sono sicuro. Poi chi altro? Forse Garmston è salito, boh, al momento
vedo solo questi che sono saliti, però fa sempre piacere quando vedi giocatori che salgono, soprattutto se è Paulsen su cui stiamo puntando molto. Bene, faccio la formazione e poi dopo andiamo a giocare con Lanciano. Palla su, attenzione, Paulsen, Paulsen, Paulsen arriva, si accentra, Paulsen, il tiro, palo. Palo. Un po' sfigato questo giocatore, vabbè. Ancora 0-0, peccato, era un bel contropiede, la rapidità di Paulsen è stratosferica e se la paragoni anche alla sua altezza, diciamo che ci avevo visto lungo fin dall'inizio, però non ha ancora avuto la continuità e la fortuna che servono a un giocatore che vuole esplodere, quindi ancora resta una gemma incompiuta. Comunque attenzione a questo calcio d'angolo, brutto, Oikonomo però se la cava, poi parata di Meret che ho messo di nuovo titolare, è salito, è molto in forma, quindi andava premiato. Qua Paulsen si allarga per far inserire Duncan. Duncan, Cataldi, Cataldi, va via, Cataldi ce l'ha questi colpi, Cataldi viene fermato però. Non ci credo sia infortunato un giocatore, chi è? Dai, no ragazzi. Zuccolini, mancava un giocatore come lui che si infortunasse. Sentivo proprio la mancanza degli infortuni in questo periodo. Allora niente, spazio totale a Reed che ha avuto uno squarcio di secondo tempo la scorsa partita, ma questo capelli rosso, anzi proprio rosso fuoco, ha subito molto, diciamo, raccolto la simpatia dei tifosi e quindi vediamo se invece adesso con 70 minuti di gioco riuscirà a farsi vedere, a vedere che già come un 62 ha il suo talento. Speriamo. Paulsen ruba veramente bene i palloni. Poi riparte, riparte. Aspetta che si inserisca Baluli. Non lo fa, allora tira lui. Calcio d'angolo. Morleo la butta in mezzo. Duncan si infila bene. Palla su di pochissimo. Alta di pochissimo, volevo dire, ancora calcio d'angolo, quindi c'era stata una parata, non l'avevo notata. Vediamo chi potrebbe battere questo calcio d'angolo, sempre Morleo. Morleo butta questa palla in mezzo, ancora Duncan, ci arriva proprio nel portiere. Occhio, mamma mia, riusciamo a spazzare questo pallone. Reed va sul fondo per un cross di testa, non ci arriva nessuno. C'è un uomo a terra. Occhio! Gol. Gol del Lanciano. Ha segnato il numero 9 che corre in mezzo al campo come un cretino. Ha segnato Mame Thiam e ora abbiamo 10 minuti per provare a raggiungere il pareggio, a ribaltare, non so che cosa. Dobbiamo veramente fare il possibile adesso. Cacia. Palla in mezzo a Paulsen, dai Paulsen, cazzo, siamo tutti nelle tue mani. Paulsen, il tiro! Calcio d'angolo, dai, 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 dai ragazzi, dai, 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 dai. Allora, qua, ok, c'è Morleo, molto bene. Calcio d'angolo, palla in mezzo, troppo sul portiere. Qua ho sbagliato io. Morleo, palla su, forse è troppo lunga. È così. Porca miseria, porca. Arriva a fischio finale, incredibile. Colpaccio del Lanciano, vincono 1-0. All'83esimo arriva quel cavolo di gol. Era una partita veramente in equilibrio. Vabbè, vediamo il Livorno cosa ha fatto. Dov'è che non lo trovo mai? 0-0, vabbè, perlomeno rallentano anche loro. Giocatore infortunato, ma che strano! 4 settimane, bravi. Bravi, mai 3 giorni, no, almeno 4 settimane ci vogliono. Andiamo avanti. Ci sarà il big match contro il Catania. Dico big match, in realtà il vero big match è contro il Livorno. Però anche il Catania è sicuramente tra le 3-4 squadre più forti di questa Serie B. Conferenza stampa, direi di motivarci perché siamo ovviamente un pochino calati. Ok, la vittoria con il Varese, ma questa sconfitta non ci voleva proprio. Adesso devo andare a sistemare anche il budget che mi sembra un po' squilibrato. Va bene. Vabbè, dai, un milioncino ce l'abbiamo ancora nelle tasche per il prossimo mercato. Allora, adesso i giocatori per fortuna sono tutti riposati, quindi potrò giocare con tutti i titolari. Reed non ha fatto troppo bene, è calato, quindi tocca
torna in tribuna, perché ovviamente bisogna dare spazio a chi se lo merita. Matusalem è pronto al ritiro l'anno prossimo, quindi è inutile farlo giocare, tanto non crescerà. Meret, ok, però adesso rimetto dentro Moreira. In panchina ci vuole un altro giocatore, metto, beh, a sto punto Reed lo metto comunque, anche se non giocherà titolare. Provo a mettere Somma, che non ha giocato per un sacco di tempo. Radakovic ha fatto veramente male in questa partita. E, tolgo anche Morleo e metto Garmstone, in modo tale che comunque ci sia un certo cambio, un certo riciclo di energie, di giocatori. E con questa formazione andiamo a fare quella che probabilmente sarà l'ultima partita di questa, di questo episodio, che è contro il Catania Calcio. È una partita assolutamente difficile, se non sbaglio la volta scorsa avevamo perso col Catania, quindi è anche una sorta di rivincita che stiamo aspettando, e poi con questa partita arriveremo vincendo a 60 punti, che è sicuramente già un gran traguardo da raggiungere a febbraio. Questa volta giochiamo noi in casa, ovviamente, quindi loro con la maglia ospiti gialla, che è ovviamente molto brutta. Notizie gol le voglio avere dal Livorno, no, sbagliato, dal Livorno e dal Carpi, che è contro il Trapani. Andiamo a giocare questa partita. Sì, vabbè, però, madonna mia, passano sempre via. Cosa devo fare? Falciarli? Mamma mia, oh, che gioco. Alle volte, questo FIFA. Oh, e niente, e vai, dai, tocchettino. E dai, che non riesco a prendertela. E dai, che ti muovi, ti giri, fai di qua, di là, disfi. Rifai, guarda, io invece prendo, tocco palla, arrivano loro come degli avvoltoi, mi mangiano le caviglie, mi rubano la palla. E adesso io proverò a rubargli palla, ma non ce la faccio, non ce la faccio. Guardate, cerco di farla, contrasto, niente, arriva colpo di testa, parata, calcio d'angolo. E si riparte così. Di nuovo mucchio in mezzo. Oh, mi anticipano ogni palla. Provo a rubargli il pallone, ma è un casino. Palla su, dai, contropiede. Poulsen, Bernardeschi, rete. Contropiede eccezionale contropiede del nostro Bologna, 1-0 davanti ai nostri tifosi, sotto questo acquazzone. Rivediamo Poulsen, bravissimo, la dà Bernardeschi, che ha il tempo di controllare e di piazzarla sul palo del portiere. 1-0, stavo appunto iniziando un po' ad arrabbiarmi, perché Catania continuava a tenere il possesso, tutti i tocchettini, i movimenti di busto, non riuscivo mai a rubargli il pallone, ero abbastanza frustrato. Invece noi abbiamo dimostrato come in due passaggi si può benissimo segnare senza bisogno di fare il tiki-taka, visto che ogni squadra di FIFA fa il tiki-taka, non lo sapevo. Dai, Poulsen, quattro difensori, difesa schierata, cercava di superarli, era un po' difficile. Fine primo tempo 1-0, gran contropiede che per il momento decide la partita. Nel secondo tempo dovremo essere però estremamente concentrati, perché questa è una squadra molto ostica, e quindi andiamo subito in campo. Poulsen, Bernardeschi, il tiro! Mamma mia, sarebbe stato un Eurogol, palla però fuori. Dai ragazzi, dai. Poulsen, va via tutti. Poulsen, dai. È il tuo momento, Yusuf, è il tuo momento, il tiro! Parata miracolosa, grande Poulsen, coast to coast, veramente eccezionale. Adesso Cataldi, calcio d'angolo, palla in mezzo, no, ci arriva il portiere. Tanto si è infortunato uno di loro, così non succede sempre a me. Si infortunano anche gli altri qualche volta. Molto bene, palla su. Occhio, no, questo è gol, non lo sento. Me lo sento, non voglio subire gol. Madonna mia, riusciamo a uscirne. Anzi, ci potrebbe essere un contropiede. È così, siamo uno contro uno. Poulsen, dai, sei un campione, lo salti. Poulsen, il tiro. Parata, madonna mia, che sfiga che ha questo giocatore addosso. Parata miracolosa del portiere, calcio d'angolo, dai, dobbiamo chiuderla contro una grande squadra. Bernardeschi, palla in mezzo, Duncan, miracolo, ancora calcio d'angolo, dai ragazzi, mamma mia, si infiamma la partita negli ultimi minuti. Cataldi la butta in mezzo, arriverà al portiere, no, ci arriva Duncan, però la palla, ancora calcio d'angolo forse, no, rimessa dal fondo. Mamma mia, che momenti di tensione,
in queste fasi finali della partita siamo 1-0 e ovviamente dobbiamo stare molto attenti perché è una sfida, se non diretta, è sicuramente una sfida importante. Palla su, Paulsen era leggermente sul filo del fuorigioco, speriamo che non lo fischi. Non l'ha fischiato, palla dentro. Niente, spazza la difesa, ancora noi in attacco, la dobbiamo chiudere, la dobbiamo chiudere. Palla su, Paulsen, supera tutti, Paulsen, il tiro, basta, però segnalo un gol. Che cazzo, segnalo un gol ogni tanto, Paulsen, come faccio a darti fiducia se non mi segni? Porca, fa tutto perfetto, poi quando arriva sotto porta non riesce a angolare il tiro, è clamoroso, cioè non penso di sbagliare io, perché con gli altri giocatori non ho questo problema. Guardate, si infilerà benissimo, eccolo qua, si gira bene. Tiene anche palla molto bene perché è fisico. Gran passaggio. Rete! Rete di Matusalem. Come vi ho fatto vi ho proprio dimostrato in questa azione. Lui difesa del pallone ce l'ha, controllo palla ce l'ha, visione ce l'ha, è perfetto. Qua però Matusalem ha fatto un gran tiro, il portiere è rimasto immobile. E Paulsen invece nei suoi tiri non riesce mai ad angolarla e non so bene come risolvere questo problema. Proverò ad angolare con più forza per lui o aspettare comunque che cresca e che aumenti anche l'effetto. Non credevo avesse questo problema, perché quando lo provavo separatamente dalla carriera mi ha sempre giocato, ha giocato sempre molto bene. Vabbè, arriva il fischio finale, se non segna lui comunque segnano gli altri. Grandissima vittoria contro una grande avversaria come il Catania, 2-0. Teniamo saldamente il primo posto. Tra l'altro Yusuf Paulsen che aveva il voto più alto, quindi comunque non ci lamentiamo. Ha vinto anche il Livorno purtroppo, quindi il gap resta solo di 4 punti, anche se siamo a più 10 dal Bari. Quindi sicuramente per quanto riguarda la zona qualificazione alla Serie A sembra essere tutto abbastanza facile per noi fino ad ora. Andiamo un secondo, che c'è un'offerta del Perù, rifiuto, c'è Danimarca, rifiuto, e c'è questa, che cazzo è? La Jugoslavia, no, il Paraguay, non esiste Jugoslavia. E vabbè, anche quello rifiuto. Adesso andiamo un attimo avanti, siamo a metà febbraio, arriveremo alla partita quella col Perugia, però non la giocheremo, la faremo nel prossimo episodio, quindi simulo fino alla vigilia della partita. Vado un secondo su ufficio per vedere se ci sono delle notizie importanti. Intanto ho ristabilito Zuculini, ah ecco, vedi che abbiamo comunque degli ottimi preparatori atletici. Cacia chiede di giocare, 31 anni, ovviamente ha segnato molto e quindi ormai ci crede nella possibilità di giocare spesso, ma non credo di farlo giocare. Wow. No, beh, vedrò. Comunque per il momento è tutto, lasciate un bellissimo mi piace e ci vediamo alla prossima puntata della nostra carriera allenatore. E chi lo sa, magari riuscirò anche a fare dei video un pochino diversi, visto che la creatività in questi giorni mi sta un attimo esplodendo. Ho anche più tempo, visto che gli esami ricominceranno a gennaio. Speriamo che l'arrivo di Zumpa a Milano dia anche nuove idee, nuovi stimoli a me, che se no da solo portare avanti questo canale più della carriera non riesco a fare. E niente, per il momento è tutto. Come dicevo, mi piace, che per voi è un attimo, per me comunque sono ore di lavoro, e ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi.